Buonasera a tutti, sono Alessio Villarosa, mi sono preso un po' di appunti così non mi dimentico niente. Allora, la cosa che più ci dà fastidio è quello che non riuscite a vedere quello che realmente facciamo su a Montecitorio. Proprio stamattina ero in riunione congiunta col Senato, stiamo parlando di reddito di cittadinanza, è qualcosa che si sente da anni, addirittura dal 90. Ci sono proposte di reddito di cittadinanza, ma sono state tutte propaganda elettorale. Noi invece abbiamo veramente delle proposte serie, abbiamo trovato le coperture finanziarie, perché tutti quanti, ma dove le trovate le coperture finanziarie? Le coperture finanziarie ci sono e sono lì dove loro non hanno mai voluto cercare. È molto molto semplice. Ci dicono, diciamo, ultimamente quello che ci viene detto più spesso è che noi stiamo accusando la stampa così come fa Berlusconi, come faceva Berlusconi nel 92, però dimenticandosi che Berlusconi aveva Canale 5, aveva Rete 4, Canale 5, Rete 4, Italia 1, il giornale, il Foglio, insomma ha una stampa dietro che lo difende continuamente, noi non abbiamo nessuno che ci difende e giornalmente escono notizie sulla Diaria, sulla fiducia al governo. Sulla fiducia al governo, per esempio, tantissime persone ci dicono giornalmente: ma perché non avete dato la fiducia al governo? La fiducia al governo non l'abbiamo data perché ci hanno chiesto una fiducia in bianco. Non è vero che ci hanno chiesto di fare il governo insieme, e c'è un video su YouTube che potete vedere tutti quanti, quindi non è che parlo così tanto per parlare, ci sono i fatti. C'è un video su YouTube in cui la vicepresidentessa della Camera, la Marina Sereni del PD, dichiara a Bruno Vespa che loro non hanno mai chiesto al Movimento 5 Stelle di fare un governo insieme, mai, mai. Eppure, ovunque, scongelatevi, non volete fare niente, non avete voluto fare il governo, ma io dico, come si fa a dare la fiducia in bianco a questa gente qua? Cioè, spiegatemi come possiamo, dopo una campagna elettorale, facendo vedere tutte le schifezze che hanno fatto in questi 20 anni, perché vi vorrei ricordare che in questi 20 anni si sono alternati PD e PDL, e in questi 20 anni la disoccupazione è salita, il PIL è sceso, la cassa integrazione è aumentata, cioè tutti gli indicatori di salute di un paese sono veramente allo sfascio. Il debito pubblico è arrivato al 132% del PIL, cioè noi produciamo 1.500 miliardi l'anno e abbiamo un debito di oltre 2.000 miliardi l'anno, e abbiamo degli interessi annui dovuti a questo debito di circa 85 miliardi l'anno. Un paese così dove deve andare? Se loro ragionano sempre nel cercare soldi emettendo titoli di Stato e facendo aumentare il debito, dove dobbiamo andare? Noi le soluzioni le abbiamo, e ne abbiamo veramente tante. Vi vorrei leggere un po' di proposte che abbiamo presentato. Questo è perché noi non facciamo niente. Queste sono tutte le nostre proposte. Non c'è il giro, ma queste sono tutte le nostre proposte. Allora, noi abbiamo presentato, c'è l'urgenza e quindi verrà calendarizzata a luglio. Anzi, vi vorrei ricordare una cosa, non so se vi ricordate all'inizio quando siamo arrivati lì, hanno cominciato con TV, stampa, a dire il PD ha presentato 1.000 proposte di legge, il PDL 200 proposte di legge, il Movimento 5 Stelle nessuna proposta di legge. Cioè, vi prendevano in giro. Perché vi prendevano in giro? Al Parlamento, alla Camera, la calendarizzazione delle proposte di legge l'abbiamo iniziata a fare 20 giorni fa. Le proposte di legge vengono calendarizzate ogni 3 mesi, quindi ne puoi avere pure 10.000 scritte, ne puoi avere 50.000, tanto nella settimana il 25% l'abbiamo preso noi, il 25% loro, arriveranno in aula le stesse identiche, lo stesso numero di proposte, quindi è inutile che facciano propaganda. Cioè, quello che vi chiedo è di informarvi anche sulle procedure, perché solo conoscendo le procedure potete capire quello che realmente stanno facendo, come distorcono completamente la realtà. Noi abbiamo presentato d'urgenza, e la vedremo in aula a luglio, la famosa proposta dell'abolizione dei contributi pubblici ai partiti.
Questa nostra proposta è una reale proposta, è l'eliminazione reale del finanziamento pubblico ai partiti. Cosa hanno fatto loro? Vi hanno preso in giro di nuovo, perché hanno presentato un disegno di legge che si chiama abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Noi lo possiamo chiamare finanziamento pubblico ai partiti perché noi lo sappiamo che nel 93 gli italiani hanno votato un referendum per eliminare i finanziamenti pubblici ai partiti. Loro l'hanno chiamato rimborso elettorale, ma il rimborso elettorale si dà solo ed esclusivamente con una pezza d'appoggio. Se tu non presenti una pezza d'appoggio non si chiama rimborso elettorale, ma si chiama finanziamento pubblico ai partiti. E lì siamo stati presi tutti in giro, e loro non si sono neanche resi conto di aver scritto nell'articolo 1 del disegno di legge abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Oh, ma poi non esisteva, si chiamava rimborso. Hanno scritto abolizione, infatti molti giornali hanno ripreso questa gaffa, chiamiamola gaffa. E il nuovo disegno di legge cosa prevede? Non so se lo sapete, prevede che noi tutti, quando andiamo a fare la dichiarazione del reddito, d'ora in poi potremo, a decorrere dall'anno finanziario 2014, ciascun contribuente può destinare il 2 per 1000 della propria imposta del reddito a favore di un partito, movimento politico iscritto nella seconda. Cosa significa? Voi direte, vabbè, ma tanto se io non glielo do al partito non gli arriva, no? Si chiama inoptato, ovvero, come con la Chiesa, se tu non scrivi il nome di un movimento, di un partito, questi soldi finiscono comunque a un movimento, a tutti i partiti divisi in base alla percentuale che hanno ricevuto all'elezione. Come si chiama questa? Presa in giro. Oltre a questo, hanno previsto, nel caso in cui vi siano dei contributi volontari, una detassazione, un'agevolazione fiscale pari al 50%, 35%. Come si chiama questa? Finanziamento pubblico ai partiti. Perché un'agevolazione significa una minore entrata, significa una minore possibilità di spesa, quindi si usa sempre il bilancio pubblico per finanziare i partiti. Ora noi, grazie alla tempestività con la quale siamo riusciti a presentare la nostra proposta di legge, le due verranno combinate, quindi seguiteci in aula, seguiteci e vi renderete conto di quello che succederà. Gli emendamenti che presenteranno faranno uno schifo pur di far passare questo, il loro disegno di legge. Andiamo avanti. Allora, abbiamo presentato anche l'introduzione a una proposta di legge elettorale. Era successa un'altra, ve le dobbiamo raccontare tutte perché la televisione non me le fa vedere. È successa un'altra porcata. Giachetti del PD ha presentato una legge, una proposta durante la votazione delle riforme istituzionali in cui si parlava di legge elettorale e quant'altro, a firma di quanti erano? 15, Francesco? 15 deputati, 20 deputati. Questa proposta di legge, e noi abbiamo votato perché noi vi abbiamo promesso che se una proposta è valida da qualsiasi parte arrivi, da destra, da sinistra, da centro, ovunque, se è valida per voi, è valida per noi, noi la porteremo avanti e la voteremo senza nessun tipo di problema. Quindi, siccome questa proposta cosa diceva? Diceva, guardate, se non dovessimo riuscire in questi tempi a proporre una nuova legge elettorale, torniamo al Mattarellum. Allora, il Mattarellum non è neanche il fior fiore delle leggi elettorali, ma sicuramente è meglio del Porcellum. Quindi noi abbiamo detto, vabbò, cosa ci costa? Alla fine, tra i due è meglio il Mattarellum, quindi votiamo anche la proposta di Giachetti. 20 firmatari, non so per quasi, lo so per quale motivo, si sono messi d'accordo, alla fine non sono venuti, non è venuto nessuno, è venuto solo Giachetti, che poverino, in mezzo a 300... lucine rosse, c'era la sua verde così accesa da solo e tutte le nostre dall'altro lato, una figura veramente veramente pessima, perché queste persone votano con un sms, ci parlano di democrazia, dicono che non siamo democratici, ma loro votano con un sms. Noi abbiamo la prova, ce l'hanno detto, ci hanno fatto vedere il messaggio durante l'elezione del Presidente della Repubblica. Noi che non abbiamo democrazia, che siamo un movimento senza democrazia, stavamo 10 ore in assemblea a decidere votare, non votare, e loro con un semplice sms decidevano se votare.
Prodi, se votare Napolitano e quant'altro. Infatti la spaccatura, è inutile che le cercano dentro di noi, loro erano 101, che hanno votato Rodotà, perché Rodotà era un uomo di sinistra, era un uomo loro, non avevano motivo e ci hanno detto che non l'hanno votato perché non l'avevano scelto loro. Dico, se voi volete questi uomini politici siete liberi di votare, ma sinceramente non votare una persona valida per te solo perché non l'hai scelta tu non è politica e non è correttezza nei confronti dei cittadini. Abbiamo presentato una proposta di legge per il divieto dello svolgimento di propaganda elettorale a carico delle persone appartenenti ad associazioni mafiose e l'esclusione di immobili adibiti ad abitazione principale dall'applicazione dell'IMU, cioè l'eliminazione dell'impignorabilità della prima casa nel caso in cui, non naturalmente si parla di un mutuo o quant'altro se è un'ipoteca, ma se hai problemi con l'erario. Abbiamo presentato il DDL per l'abolizione delle province in tutta Italia, loro l'hanno fatto in Sicilia, noi lo stiamo facendo in Italia. Abbiamo ratificato la convenzione sulla prevenzione per la lotta contro le violenze nei confronti delle donne. Abbiamo presentato mozione perché abbiamo chiesto di sapere le nomine, di conoscere le nomine della Cassa Depositi e Prestiti. La Cassa Depositi e Prestiti è qualcosa di importantissimo. All'interno della Cassa Depositi e Prestiti i cittadini tengono i loro risparmi. Noi con la Cassa Depositi e Prestiti vogliamo fare il social housing, ovvero dare la possibilità a chi non se lo può permettere di comprarsi una casa con un mutuo a un tasso bassissimo, perché la garanzia te la dà la Cassa Depositi e Prestiti. Non ti puoi permettere di ottenere un mutuo? Non te lo puoi permettere perché siamo in un paese in cui la disoccupazione è al 12% ed è fisiologica, non è colpa di nessuno, può capitare a te, può capitare a me, è fisiologica, in tutti i paesi c'è la disoccupazione. In Svizzera siamo al 4, è un paese d'eccellenza, ma nella maggior parte dei paesi abbiamo una disoccupazione pari al 10, e cosa facciamo con queste persone? Le lasciamo in mezzo alla strada? Cioè non mi sembra il caso, ma il loro ragionamento è questo, perché nel momento in cui mi accetti il pareggio di bilancio, cioè tu non hai rispetto per le persone, perché un articolo che mi dice che in nessun caso posso sforare il pareggio di bilancio, anche se ho dei cittadini che muoiono di fame, che non ce la fanno, questa è una legge che non poteva essere accettata dal Parlamento italiano, non poteva, eppure è stata accettata. Sulla Cassa Depositi e Prestiti vi dico che vogliono acquistare, per questo noi abbiamo chiesto di conoscere sia le nomine e di istituire la commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti. Stanno comprando tutto lo schifo che è rimasto della Telecom, tutta la parte negativa della Telecom la sta comprando la Cassa Depositi e Prestiti per sistemare le reti wifi, la rete internet e per ridarla a Telecom Italia. Cioè svendiamo a niente la nostra impresa pubblica delle telecomunicazioni, la diamo ai privati perché i privati la sanno gestire meglio, i privati non l'hanno saputa gestire meglio, ci compriamo i debiti. Infatti ve lo dico perché noi abbiamo chiesto al ministro, sempre perché non facciamo niente, noi abbiamo chiesto al ministro: mi scusi, ma ci spiegate quali sono gli indicatori? Si chiama due diligence, cioè quando tu compri un'azienda cerchi di capire se è in stato di salute, positivo, negativo. Che indicatori avete usato? Boh, come boh. E abbiamo visto che era un'operazione valida e ci stiamo pensando. Ma gli indicatori, cioè quali sono gli indicatori? Non vi possiamo rispondere. E questo è il loro modo di operare. Loro operano in questo modo. Abbiamo presentato una mozione contro gli OGM, abbiamo presentato una mozione per il ritiro delle truppe in Afghanistan, il ritiro delle truppe in Afghanistan. Tra le altre cose, noi siamo un paese pacifico, quindi che ci facciamo in Afghanistan ancora non lo sappiamo, ma tra le altre cose costa quasi 1 miliardo di euro. Abbiamo chiesto una mozione per evitare i continui tagli sulla scuola. Il nostro presidente Letta, quando ha fatto il primo discorso in Parlamento, è venuto a dirci: se dovessi tagliare fondi per la scuola o per la sanità mi dimetto.
E abbiamo detto, va bene, bello, un passo avanti, l'università per noi, la scuola è una delle cose più importanti, è il treno per un paese, siamo contenti. Ci arriva il decreto, però non ne avete sentito parlare, sui 40 miliardi di debiti della pubblica amministrazione, il DL35, ci arriva il decreto dopo che è riandato in Senato e ritornato alla Camera, dove hanno trovato i fondi? Tagliando il fondo alla scuola. Tagliando ancora i fondi per la scuola. Se vi andate a cercare il video, c'è un nostro deputato, Giorgio, e glielo dice chiaramente a battuta. Signor Letta, se lo ricorda che lei ci aveva promesso, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare che lei si dimetta? Cioè questo, cioè loro ci... Essendo lì ve lo possiamo dire chiaro, ci prendono in giro. Prendono in giro tutti noi, tanto determinate cose non le riusciamo a capire perché non abbiamo le competenze, è difficile stargli dietro perché la nostra vita è sempre piena e lavorano in questo modo, però ci siamo noi giornalmente, loro fanno dei passi indietro, hanno presentato varie risoluzioni su Equitalia, ci stanno venendo incontro, noi non ci facciamo addolcire, questo ve lo posso assicurare. Però stanno, che già solo essere lì vi posso assicurare che lì fa un attimino riflettere un pochettino di più. Non vorrei stancarvi con tutte, sì, faccio parlare Valentina, volevo, non so. Sì, l'abolizione anche degli F-35, abbiamo presentato una mozione unitaria, sono 35 miliardi, non so se lo sapete, di aerei che non, con un fulmine cadono, tra le altre cose. Ottimo acquisto, complimenti. Solo in Italia, no? Qualcosina? Sì, del Mattarello, insomma, vabbè. Se volete, comunque, sono qua, ve le lasciamo qua a disposizione, discutiamo insieme. Allora me lo spiega lei sull'articolo 30, fate attenzione, perché noi avevamo la possibilità di ottenere 250 milioni di euro dovuti alla regione siciliana, perché l'articolo 37 del nostro statuto prevede che le aziende che hanno sede legale fuori dal territorio siciliano ma che utilizzano il territorio siciliano per fare fatturato, come le grosse aziende petrolifere, di estrazione e quant'altro, debbano pagare una determinata percentuale di tasse alla regione siciliana. Abbiamo stimato circa 250 milioni, a quanto pare stiamo vigilando giornalmente, vi faremo sapere, a quanto pare Crocetta si è accordato per 49 milioni. Poi si è detto, vabbè, facciamo 49 milioni e chiudiamo tutto, va bene? Quindi questi sono i loro ragionamenti. Vi passo Valentino.